Sabino Mazzarella per questo messaggio. Siamo nel tavoliere delle Puglie, sono tornati anche i nostri canosini, i nostri migranti, qui a Canosa di Puglia, e alla vicina di San Zavino, la vigilia, la festa di San Zavino, la festa di tutti i canusini, il figlio più illustre di Canosa di Puglia, come disse 50 anni fa il colonnello Gerardo Chiancone quando ricorreva il centenario, il 14° centenario, 1966. E qui vediamo Uparete, l'ho scritto anche nel libro sulle vie dei ciottoli del dialetto canosino. Uparete era il parato, cioè l'addobbo con drappi prima delle luminarie che da un palo all'altro adornavano la strada per la festa di San Sabino. Uparete. Ora c'è Uparete, qui vediamo le luminarie dove hanno posto la riproduzione, la riproduzione del quadro di San Sabino che fu fatto nel 1930 per il terremoto, dopo il terremoto che sconvolse il nostro territorio. Giuseppe Intraversato, soprannome Mamma Ricchia, è un termine popolare, avrebbe avuto una visione, le mani di San Sabino che proteggevano la città, in fondo è il Pater Urbis. E questo manufatto in cartapesta veniva esposto in Piazza Colonna, come mi dice mia madre, le nostre madri, le nostre nonne, oggi è custodito nella chiesa di Costantinopoli, nella chiesa Agreste. Questa è una riproduzione. Beh, Uparete di San Sabino. Uparete non è ancora acceso, è mattino, ma qui ci accostiamo sul luogo sacro, sul sagrato della cattedrale di San Sabino. La mano è una leva di vento, diceva Cumaro Sette, stava a dire d'accordo, non tira un alito di vento. E infatti nel corso San Sabino abbiamo incontrato un gruppo di amici, qua vediamo questi giovani, no? Questi giovani, volete venire insieme? È bello vedere, trovare dei giovani carosini. E c'era questa bella ragazza che usava il ventaglio di San Sabino, un'icona classica. Questo è il ventaglio, no? Il ventaglio popolare, fatto di legno e cartone con i santi patroni. Ma anche il ventaglio, ecco, serve a dare un po' di alito di vento. Quindi buona passeggiata in mezzo al corso di San Sabino con il ventaglio della festa di San Sabino. Salutiamo questi giovani. Grazie. Ok. Un ventaglio di San Sabino. Un'asta di legno, la stampa dei santi patroni. San Sabino, cittadino, vescovo e patrono di Canosa di Puglia. Sul retro, Maria Santissima della Fonte, icona bizantina dell'undicesimo secolo, XII, Canosa di Puglia. Sono i santi patroni. Qui ho scritto con l'incisione, l'abbiamo fatto diventare antico, Flabellum. Eh sì, perché anticamente, ventaglio, vogliamo leggere sul libro, sulle vie dei ciottoli del dialetto canosino, nel glossario del lessico, alla lettera V, leggiamo, ecco qui, c'è un ventaglio, prima di tutto, un'immagine fotografica, un ventaglio raro che abbiamo trovato nella bottega di Sabino di Gennaro, scomparso quest'anno, alla sua memoria, partigiano, un raro esemplare del Novecento, proviene da una tipografia, ormai non esiste più, tipografia Francesconi di Minervino Murge del Novecento, alla memoria di Sabino di Gennaro, che festeggia il suo nome in cielo, nel Regno dei Cieli, con il Vescovo Sabino. Qui invece sulle pietre che preghiamo di riprendere, sul basolato antico, davanti al sagrato di San Sabino, pietre vulcaniche, pietre calcaree, patrimonio storico, basolato storico, su cui ci sono i piedi del nostro amico Sabino Mazzarella che sta con noi collaborando alla ripresa di questo messaggio. Ventaglio, dal francese eventail,
ma la radice, come riporta lo studio del libro, il termine ventaculum, che troviamo nel Glossarium Latinitatis del 1736 del Giudano. Ventaculum deauratum, dorato. Il ventaglio popolare canosino, invece, era di legno e cartone. Nel mese di agosto a devozione Vendag de San Zavin. Il termine classico, però, diciamo, l'ispirazione, è flabellum. Il flabellum di uso liturgico, un'opera d'arte, un manico di legno di ebro, si trova nella cattedrale di San Sabino. L'uso liturgico, possiamo dire che l'uso liturgico di questo ventaglio era anche quello dei nostri fedeli che durante la cerimonia, durante la novena, la sera, faceva caldo in chiesa e si vedono, no, tanti ventagli, tante cartoline o tanti ventagli, anche come, non dico come questo, ma comunque funzionali a dare un po' di refrigerio. Ma l'uso liturgico del flabellum viene attestato da Gregorio Magno, pensiamo dal IX secolo, quando era presente già in Oriente, apud Grecio, Grecos, col nome di Ripis. E nella Chiesa romana, in Ecclesia romana, quando il diacono usava il flabellum, diremmo oggi manzignaura, tam ad abigendas muscas, quam ad auram concitandam, tanto per cacciare le mosche quanto per fare vento. Pensiamo, è un po' Munniev e Munniano. In conclusione, in dialetto, in latino, durante la Santa Messa si usava il ventaglio a mano, il flabellum, tanto per ad abigendam muscas, a cacciare le mosche, quanto a fare vento, ad auram concitandam. E quindi il messaggio così che diamo ai nostri canosini è quello di fare vento, perché ci fece caldo l'un di San Zavino, l'un della festa di San Zavino. E con questo ventaglio ci si ritrovava nel refrigerio della funzione liturgica, ma anche a pranzo. Pensate, oggi abbiamo trovato delle ragazze per il corso San Sabino con il ventaglio. Il ventaglio di oggi non è quello di cartone, e questo, pensiamo che le donne che si così, ho visto, io ricordo e faccio una dedica alle colleghe della scuola Santa Lucia di Muro Lomanto, nel collegio docenti finale di fine anno a luglio, faceva caldo e vedevo tante colleghe, ognuno aveva un linguaggio psicomotorio nell'uso del ventaglio, chi faceva così, chi lo usava così. E allora, con questo ventaglio, davanti a questa stampa, che poi è stata riprodotta sul ventaglio di San Sabino, diamo gli auguri ventilati di San Sabino, davanti alla cattedrale di San Sabino, da Sabino Mazzarella, da Peppino di Nonno, da questi emigranti, da questi visitatori che troviamo qui, che vengono da dove vengono questi visitatori? Pordenone. Friuli Venezia Giulia. Così caldo, lì non c'è caldo, qui in Puglia fa caldo, e allora signora vi proponiamo un ventaglio di San Sabino, che è un flabello, prego. Ecco, da Pordenone fino a Carosa di Puglia, con questi amici, come si chiamano gli amici? Beh, io sono nativo di Canosa. Nativo di Canosa di Puglia. Oronzo di nome, di Molfetta e cognome. Oronzo di Molfetta, queste radici storiche, umane del patrimonio della signora, invece. Siamo qua, siamo nati qua. Gli antenati, la signora si chiama Dina. Garofalo. Allora, sarebbe la cugina di Fioravante. Di Fioravante, ok, la cugina di Don Sabino Fioravante. Allora, con Dina e con Oronzo, da Pordenone a Canosa di Puglia, in tutta Italia, buon San Sabino con il ventaglio di San Sabino. E con lo saluto.